Assessore Cavo, un provvedimento importante per l'Università di Imperia approvato oggi. Sì, abbiamo parlato un argomento di giunta, la giunta ha dato mandato all'acquisto dell'immobile dell'università dove ha sede in questo momento l'Università di Imperia, che è un immobile della provincia di Imperia. È un'operazione importante che è stata studiata nel dettaglio dagli uffici ed è un grande segnale che vogliamo dare, perché vogliamo dire che il polo universitario di Imperia rimane, resta, sopravvive, andrà avanti. Ci sono 700 ragazzi più in questo momento iscritti, è un polo che offre corsi di giurisprudenza ma anche un qualche cosa di molto peculiare, che è la laurea in scienze del turismo, e quindi riteniamo che questa provincia debba, e questo territorio e questa città debba continuare ad avere il suo presidio universitario. Sarà un'operazione che comporterà l'acquisto dell'immobile da parte di Regione, quindi anche un dialogo con l'università, un coinvolgimento perché i corsi vengano mantenuti e implementati, e ci sarà spazio all'interno dell'immobile che sarà acquistato da Regione anche per il centro dell'impiego, che in questo momento è in un locale meno adatto e meno consono, e verrà trasferito per avere un locale adeguato ma anche per dare un segnale di quello che riteniamo essere il nuovo corso dei centri per l'impiego, che non sarà soltanto un qualche cosa di burocratico ma un centro vivo dove chiedere e fare domande legate all'occupazione manca la formazione. Abbiamo attivato anche altri provvedimenti oggi, ad esempio un argomento di giunta che dà mandato a Liguria Digitale di attivare dei accordi con i 4 comuni capoluogo, quindi inclusa Imperia, il comune di Imperia, per la realizzazione di centri digitali per la popolazione, ma in particolare per i giovani. Regione Liguria li pagherà, finanzierà l'allestimento di centri digitali multimediali di realtà aumentata a disposizione della popolazione, ma soprattutto dei ragazzi e degli studenti. Rientra tutto questo nel piano della scuola digitale e dell'agenda digitale, spetterà ai singoli comuni, quindi al comune di Imperia in questo caso, decidere dove allestire questo centro. Noi lo sosterremo, credo che anche questo sia un segnale importante per il territorio. E poi un'iniziativa culturale, abbiamo fatto una delibera, portato avanti una delibera di iniziative culturali finanziate. In questo caso un'iniziativa importante è quella dei frantoi dell'arte, fatta anche negli scorsi anni ma che quest'anno si concentra in questo territorio e viene arricchita, e l'arte e il teatro che arriva nei frantoi, ma viene arricchita da un accordo importante con la direzione regionale scolastica, per cui alle scuole elementari si proporrà il progetto Adotta un frantoio e Adotta un ulivo. Verranno portate le scuole a visitare i frantoi, a vedere che cos'è la realtà di questo territorio da un punto di vista culturale ma anche lavorativo, per i più piccoli, per dare qualche segnale legato alla loro terra. Per quelli un po' più grandi delle medie diventerà anche un ciclo di conferenze, di incontri culturali, di letteratura legata all'olio, e per scoprire come i grandi hanno raccontato anche questo aspetto. I provvedimenti evidentemente sono tanti, sono provvedimenti importanti, anche il progetto Progettiamoci il futuro. Abbiamo regolamentato e strutturato una sperimentazione per cui tutte le scuole avranno un kit di orientamento per i giovani, iniziative sul territorio. Imperia non sarà da meno, abbiamo voluto regionalizzare tutti i progetti. Prossima settimana ci sarà un bel incontro con LinkedIn per gli studenti dell'Imperiese, abbiamo già circa 200 iscritti e una grande adesione e risposta da questo territorio su cui vogliamo continuare a investire anche per quanto riguarda l'orientamento.